Non te ne parlo, non te ne parlo. Non te ne parlo, non te ne parlo, non te ne non te ne parlo. Come ti dicevo, per esempio, il mio amico, 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 il mio Oggi sono in vena abbastanza aggressiva, quindi non so se questa cosa può essere utile o meno utile in questa zoom, ma credo sia molto utile. Dovete sapere che queste zoom sono facoltative, ok? Quindi se hai la, vo la volontà e la voglia di entrare in queste zoom è perché vuoi imparare qualcosa di più. Io mh, nella mia vita quando ho assistito a zoom del genere dove e ora vi racconto un po' anche di quello che è l'inizio della, della mia storia nel mondo del network marketing quando andavo agli eventi eh, che non, non c'era zoom ok sette anni fa quando ho iniziato a fare questo lavoro non c'era zoom e quindi quando ho iniziato ad andare agli eventi dovete capire che andavo veramente agli eventi per imparare cioè il mio corpo lo prendevo e con le mie gambettine lo Portavo dove, dove si celebrava questo, questo evento di formazione. Ok, e essere in una Zoom e non esserci è molto comune in questo periodo storico, non è un evento fisico dove c'è la BA di Bologna il 17, fondamentalmente, se ci sei dal vivo, ci devi proprio andare fisicamente, quindi devi prendere un impegno con te stesso. Al contrario le zoom, ok? Le zoom fondamentalmente la stragrande maggioranza di voi sta facendo i cazzi propri con la telecamera chiusa e impari o non impari fondamentalmente il non ti cambia nulla, ok? Perché non sei nell'azione e stai facendo altro. E questa cosa non è, non, non voglio risultare supponente, ma è quello che penso e quello che faccio io quando la cam chiusa. Cioè mi faccio i cazzi miei, ok? Altrimenti non c'è modo di tenere la cam chiusa. Dovete sapere che dove vivo io adesso sono è mezzanotte e due minuti. Quindi, per cui, io ho talmente tanto rispetto di, del mio lavoro e del mio futuro che poteva essere anche le tre di mattina. Se dovevo fare una zoom, la facevo senza problemi. E pensate che tra quattro ore e mezza io mi devo alzare. Perché domani abbiamo una riunione con il nostro CEO Rolf Sorg a Berlino. Quindi io tra quattro ore e mezza mi devo alzare e andare a prendere l'aereo che con otto ore e mezza di volo mi porta a Berlino. E anche se sono successe queste cose impreviste nella mia vita, non è che ho rinviato la Zoom, demandata a qualcuno. Perché avevo cause di forza maggiore, che cioè, fondamentalmente, perché devo dormire tre ore quando posso dormirne otto? Fondamentalmente non c'è un motivo se non il rispetto di quello che è il mio lavoro, il mio operato, ma principalmente il mio futuro e quello che io voglio andare a ottenere. E la maggior parte delle persone che in questo business non fanno dei soldi è solo perché non rispettano. Il proprio lavoro, il proprio operato. Tutto ciò che accade durante il giorno viene snobbato, ok? Tuttavia, ti svegli il 29 del mese, guardi i tuoi punti e la maggior parte delle volte non sei soddisfatto, soddisfatta dei tuoi punti e ti chiedi il perché. Il perché lo trovi. Guardandoti indietro, nella superficialità che ci hai messo in tutto il mese. E quando sei superficiale te ne accorgi subito, fondamentalmente, quando ti perdi le comunicazioni, quando certe cose non le capisci. Ah, ma non mi ricordo. No, non, non è che non ti ricordi e che non hai letto e non ti sei segnato, quell'appunto. Non è che non ti ricordi, non l'hai letto, sei stato superficiale. Io non ho mai visto una persona superficiale in qualsiasi ambito della vita, in qualsiasi avere successo. Una persona superficiale non ha successo. Se tu vai in maniera superficiale a fare la spesa al supermercato, io sono certo che tornerai a casa, aprirai il frigorifero mentre sistemi le quattro cose che hai comprato e dirai "Cazzo, mi sono dimenticato il burro". Perché? Perché hai fatto la spesa in maniera superficiale e questo ti comporta cosa? Un dispendio di energie maggiori e un dispendio di tempo maggiore perché ti manca il burro e dovrai tornare a comprarlo un'altra volta. Questa cosa la potete tranquillamente associare a quello che fate. Che sia network marketing, che stiamo parlando oggi, che sia fare la spesa, che magari andrai domani, che sia in una relazione, che magari la vivi ogni giorno. In tutte le cose, se ci metti superficialità, non avrai mai successo. Sette anni fa, quando io conobbi questo settore, questa industria, il network marketing, capii subito che eh, o giocavo per diventare grande, o altrimenti non ne uscivo più. E giocare per diventare grande eh, all'inizio era molto semplice per me, perché non sapevo fare nulla. E quindi per diventare grande cosa dovevo fare? Dovevo copiare da chi stava già avendo risultati, ok? E chi stava già avendo risultati, un giorno mi disse, l'ho scritto anche in un post in settimana, non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. La maggior parte delle volte noi, quando entriamo in fase commerciale, cioè che dobbiamo andare a vendere qualcosa che sia un prodotto o la nostra opportunità o un sogno, la, la stragrande maggioranza delle volte, non sempre, lo facciamo senza pensare, ok? Cioè andiamo, ci buttiamo, raccontiamo e poi quando capiamo che non abbiamo attecchito un'altra persona, cerchiamo di rimediare, ok? Perché, ve l'ho detto quando ho aperto questa Zoom, perché siamo superficiali. Ok? E quando io vi dico non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione è fondamentale presentarsi al top quando tu vai a vendere qualcosa. È come se suonano alla tua porta un venditore X di un prodotto Y che ti serve ed è tutto preciso, tutta precisa, vestito bene, pulito, profumato, con un bel linguaggio e lo stesso prodotto te lo vende una persona che si presenta alla tua porta trasandata, che magari puzza di fumo, che magari ha i capelli un po' tutti scombinati. E quel prodotto, anche se veramente ti serve, tu non lo comprerai mai dalla persona trasandata. E molte volte noi non ci facciamo caso, specialmente quando andiamo ad avere a che fare con gli amici con gli amici ok noi non, non ci facciamo caso perché pensiamo che l'amico l'amico è l'amico quindi l'amico se è realmente mio amico mi compra quello che sto vendendo l'opportunità o il prodotto qualsiasi cosa ok ma in realtà non è proprio così perché quando inizi qualcosa di nuovo devi dare alla persona che è dall'altra parte la sensazione che qualcosa di nuovo veramente c'è se tu inizi questo percorso e inizi a leggere libri di crescita personale, volerti elevare eh, inizi a pubblicare storie, avete presente tutti questi reel che pubblichiamo tutti di questi grandi mentori che fanno questo speech di 15 secondi dove ci dicono delle frasi che wow, sono impattanti, bellissimi, li condivido anch'io, mi piace un sacco guardarli e allora noi condividiamo tutta questa roba qua e facciamo capire agli altri che stiamo guardando oltre le banalità che guardavamo prima e questa cosa è fantastica, è stupenda. Poi però quando incontriamo queste persone cadiamo in fallo. Perché? Perché ci comportiamo esattamente come eravamo prima. E quindi la persona che c'è davanti vede una comunicazione sui social, livello estremo, mentore di vita e dal vivo l'opposto. E sapete cosa andrà a sposare questo vostro amico? Quello che siete quando siete con lui, cioè l'opposto, cioè la persona che si è sempre stato, cioè non ha niente da vendermi. Questa persona non può cambiare la mia vita. Una delle cose che mi ha permesso da subito di fare numeri in questo settore, ok, è stata proprio questa dinamica. Ciò che stavo diventando, ciò che stavo leggendo, lo rendevo vero e reale nella vita di tutti i giorni, indipendentemente che io avessi davanti mio padre, mia madre, mio fratello o il mio migliore amico o quello che era alle scuole medie con me. Con tutte queste persone io mi rapportavo seguendo il mio percorso di crescita e, scusate francese, non me ne fregava un cazzo di quello che queste persone potevano pensare. Perché quando, e mio fratello è testimone, mia madre e mio padre litigavano, discutevano per cazzate di, di politica, di, di, del clima, le, non lo so, le pandemie, io prendevo e me ne andavo. Perché? Perché non me ne frega, non è utile per la mia crescita. Facevo una figura strana, particolare nei loro confronti? Sì, assolutamente sì, ma non era quello che serviva per la mia crescita. Stessa cosa con gli amici. La maggior parte dei miei amici all'inizio mi hanno hanno tutti seguito le mie orme, perché? Perché hanno visto il mio vero cambiamento, cioè che quello che stavo raccontando, pubblicando, leggendo, lo portavo anche nella vita di tutti i giorni. Cercavo da subito di fare una prima impressione al top. E specialmente all'inizio, quando tu ti, ti, ti rapporti no? in questo settore. Sapete che l'inizio vuol dire finché non fai president, e tu devi tenere un, un ritmo alto quando vai in vendita con le persone. Cioè, tu devi essere impeccabile. Le persone devono volerti comprare. Perché come ti presenti fa tutta la differenza del mondo. Sapete perché? Perché chi non conosce gli effetti dell'optimal set, non vi comprerà mai l'optimal set perché sa cosa fa. Perché non si fida? Non si fida. Altrimenti l'essere umano comprerebbe solo, solo prodotti sponsorizzati dai più grandi atleti, dai più grandi attori, dalle più grandi multinazionali, perché? Perché loro hanno affidabilità, quindi se lo promuove George Clooney, se lo promuove Cristiano Ronaldo, devo comprare quel prodotto, non compro più nient'altro. Perché la gente compra altro? Perché di mezzo tra il prodotto e il cliente c'è un bravo venditore. E bravo venditore sei tu! Ma come ti presenti fa tutta la differenza nel mondo. Avete presente quella frase iper ignorante, egocentrica che l'essere umano butta a destra e a sinistra? Io sono così, se ti vado bene, bene. Se no, cerca qualcun altro. Va bene se magari vuoi trovare la persona della tua vita, la tua anima gemella. Non lo so, ne, cavoli tua, non è un mio problema questo qua. Ma se vuoi vendere. Io sono così, o ti vado bene o ti vado bene, non funziona. Ok? Se devi vendere, questa cosa non funziona. Se devi vendere, devi essere un camaleonte. Ok? Devi prendere il colore della persona che hai davanti. Punto. Non esiste religione, non esiste partito politico, non esiste squadra del cuore, non esiste niente quando tu vai in vendita. Niente. Esiste solo tu, te stesso, te stessa, chi hai davanti e cercare con delle domande di capire di che colore devi diventare, se vogliamo mettere in metafora camaleontica, ok? Che colore devo diventare lo capisci facendo delle domande. Ma innanzitutto se tu arrivi e sei già una persona precisa, profumata, con un buon lessico, che sa quello che sta dicendo, guadagni 10 punti. E quando una persona, quando una persona ti vede che stai bene, diventi magnetico. Diventi magnetico e la gente inizierà a comprarti. Perché quando stai bene si vede. Ma sapete la differenza più grande al mondo quando la fai? Quando le cose non vanno come vuoi, ma rimani sempre impeccabile. Ti stampi un cavolo di sorriso in faccia e ogni giorno esci e ti racconti che stai bene. Perché il tuo cervello non riconosce il vero dal falso. Quante volte ve l'avrò detto? Un miliardo in sette anni? Un miliardo di volte? No? Il cervello non riconosce il vero dal falso, il cervello riconosce ciò che tu gli racconti. Punto. Specialmente quando gli racconti le cose negative, poi vedi che si materializzano e la stessa dinamica con le cose positive. Solo che per noi esseri umani è più facile raccontare robe negative e quindi, ah, casa lo sapevo che sarebbe andata così, proprio perché lo sapevi è andata così, ok? E ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo, ok? E oggi, mentre preparavo questa lezione, eh, ho ripensato un po' quello che era il mio passato, io sette anni fa mi sono addentrato in questo sistema, ho capito che devo essere umile e insegnabile, ok? Insegnabilità è fondamentale. Ciò vuol dire che, mi metto a disposizione di chissà cosa si deve fare, ciò che mi dice io eseguo. Molto semplice, molto banale. L'insegnabilità, ok? Io son, ho cercato di essere sempre iperinsegnabile, ho cercato di essere molto umile. Molto umile cosa vuol dire? Vuol dire che il secondo me non, cioè non esisteva, non, non ho mai obiettato davanti a una persona che aveva un risultato più alto del mio, ma secondo me... No, secondo me niente, secondo me ho un risultato di Paperino quella persona davanti a me ha un risultato eccelso. Capite che secondo me non ha tanto valore quindi ho cercato di essere umile in questa situazione in queste situazioni, no? Quindi insegnabile, umile, e ho iniziato col tempo ogni giorno a fare delle azioni che poi mi hanno portato ad avere dei risultati. Ok, è ovvio che. Eh, specialmente in questo periodo storico eh, vogliamo tutto subito. Tutto subito, ok? Perché prendiamo spunto da ciò che hanno gli altri. Noi prendiamo, vediamo apriamo Instagram, apriamo TikTok e vediamo questa persona che secondo il nostro modesto parere è famosa, è attraente, bibi babà, ha una bella macchina, una bella casa, una bella famiglia, ha un bel lavoro. E noi pretendiamo con i nostri sforzi che portiamo avanti da un anno e mezzo, due, tre anni, quattro anni, cinque anni, non lo so, da una manciata di anni, pretendiamo di avere lo stesso risultato. E non avendo lo stesso risultato, ci incazziamo e iniziamo a giudicare quello che è il nostro operato nel business che stiamo facendo. Tutto subito perché prendiamo spunto da ciò che hanno gli altri. Quello che in realtà bisogna fare è prendere spunto da ciò che fanno gli altri che fa tutta la differenza del mondo io sono un malato di orologeria ok è una mia grande passione e conosco tantissime persone che vendono orologi tantissime tantissimi commercianti ok c'è il commerciante che ha tantissimo successo e c'è il commerciante che sta a galla ok e negli ultimi cinque anni oh, ne ho visti di ogni. Ok, e ci sono i commercianti che stanno a galla, che sono sempre rimasti lì, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, ma mai sereni. Ok, e c'è chi è partito in sordina ed è arrivato ad avere fatturati di 30 milioni all'anno. Ok, e quando io mi faccio questi miei ragionamenti, perché mi piace andare a comprare le cose e vedere se quello che penso e la realtà poi si si vanno no, a mecciare. Ho visto che la persona che è arrivata in, veramente in 5-6 anni a fatturare 30 milioni di euro nel 2023, quest'anno chiuderà 30 milioni di euro. È una persona che negli ultimi 5 anni è stata tutti i giorni sul campo di battaglia a costruire quello che è il suo futuro, cioè a vendere, al contrario di chi era lì nel limbo un po giù un po su un po giù un po su che andava non andava andava non andava questa persona per 5 6 anni ogni giorno in zona 1 a vendere 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 creare idee nuove fantasia creatività fondamentale e poi è arrivato ad avere un risultato eccelso. questa persona negli ultimi anni ha fatto ha fatto azione e ci ha messo creatività perché molte volte non basta quello che stiamo facendo, perché magari arriva il Natale e ci vuole una mega promo che ci inventiamo noi, magari ci vuole il regalino che ci inventiamo noi. È, è ovvio, la gente, specialmente i clienti più datati, vanno invogliati a comprare da noi e magari a comprare ancora più prodotti da noi. Solitamente noi cosa facciamo? Il cliente che ci compra da tanto ci stressa perché vuole lo sconto compro la tanto da te quindi mi devi fare lo sconto e eh sì grazie a casa io come mangio scusa se ti faccio gli sconti guadagno meno e io non mangio più capisci che non va bene ma questa cosa tu vai a rimediare creando dei piccoli giochini creando dei piccoli regalini creando dei piccoli pensierini che a te costano zero e il cliente si sente appagato ma per fare questo ci vuole creatività la creatività ce la possono avere tutti ok o meglio, ce la possono avere tutti gli esseri umani gli esseri umani pensanti chi pensa? Cioè, se sei un, un pensatore, puoi avere creatività? Tutti siamo pensatori. Il problema è che tutto il giorno ci riempiamo la giornata di cazzate da fare talmente tante che arriviamo alla sera stremati e andiamo a letto. Perché se io vi faccio una domanda aperta e rispondete a voi stessi oggi quanti minuti ore hai pensato? Cioè, sei riuscito a staccare tutti quelli che sono i tuoi device, a chiudere fuori di casa le persone che sono sempre a romperti le balle in casa e fermarti dieci minuti a pensare? L'hai fatto ed è quello che vi ho detto nella scorsa lezione. Provate a fare dieci minuti, un quarto d'ora al giorno a pensare e a mettere giù delle idee. Ok? Io non vi sto qua a chiedere chi ha fatto 30 giorni a pensare un quarto d'ora al giorno, perché so già che la maggior parte di voi ora si sta raccontando la super cazzo. Eh, sapesse che vita ho io, ma chi ce l'ha un quarto d'ora per pensare? Ma a me non me ne frega niente della tua vita, ok? Tuttavia, io credo che un quarto d'ora per pensare lo possono, 10 minuti, lo possono trovare tutti. Quando tu inizi a pensare e non hai distrazioni, inizia a lavorare la tua creatività, e la creatività è quella che. Negli ultimi sette anni mi ha portato sempre rinnovamento, sempre novità. La novità porta entusiasmo. L'entusiasmo sapete cosa porta? Soldi, fatturato. Ed è quello che fa tutta la differenza del mondo. Qui abbiamo capito che dobbiamo essere insegnabili, qui abbiamo capito che ci vuole creatività, qui abbiamo capito che dobbiamo copiare ciò che gli altri fanno non ciò che gli altri hanno. Questa cosa è fondamentale, quindi prendiamo spunto da ciò che gli altri fanno. E ripensando a quello che era la mia carriera, quindi ho iniziato a fare network marketing e andando indietro nel tempo, io, eh, devo essere onesto, oggi più o meno ho fatto una conta, ho fallito in 20 progetti, ok? Non di network marketing, in 20 progetti dove io ogni giorno... Ogni sett no, settimana me ne inventavo una nuova e eh, devo vendere quello, devo creare quell'altro, devo fare quello lì, quello lì. Cioè, io ero, ero veramente una, una cosa fuori dal normale e credo di aver fallito in tutto ciò che ho fatto, ok? Ma fallimento cosa vuol dire? Vuol dire che ho mollato, ho mollato perché non vedevo risultato, e quindi viene considerato un fallimento. Perché se tornassi in, se tornassi indietro con la, con la memoria, no? Tutto ciò che io sono andato a fare. L'ho mollato strada facendo perché, per colpa della mia immaginazione. Perché io immaginavo che con quello sforzo devo ottenere quel risultato, quel risultato non arrivava, a, ah, allora questo business non va bene. Perché io sono certo: se in uno dei miei progetti che sono falliti ci avessi messo eh, uno a caso, ci avessi messo la costanza che ho messo negli ultimi sette anni nel fare network marketing avrei avuto 100% successo però non l'ho fatto ho mollato prima quindi l'errore che vi invito a non fare è quello di e mi sono scritto una frase noi soffriamo di più nella nostra immaginazione che nella realtà i pensieri ci possono i pensieri possono fare due cose o ci possono distruggere o ci possono rendere unici. Sta a te capire dove dirottare i tuoi pensieri, perché la maggior parte di noi, la maggior parte degli esseri umani soffre di più nella nell'immaginazione che nella realtà. Quante volte ci raccontiamo delle, delle pippe mondiali quando in realtà nella realtà non si palesano? Tantissime, tantissime volte la maggior parte. E i pensieri sono fantastici se di se organizzare, ma se inizi con la tua immaginazione a, a, a crearti tutte queste dinamiche, dove a ah, cavolo, ho fatto quello, ma perché non è successo? Eh, ma guarda, quell'altro cos'ha, io non ce l'ho ancora, quell'altro non merita. Se iniziamo a creare tutte queste dinamiche, diventa un vero problema affrontare questo settore. E una paura che si ha in questo settore, in, in realtà, in, credo in lessere umano, eh, umano: è una paura dell'essere umano, è l'ignoto l'ignoto è ciò che non conosci ora potrei farvi centomila esempi ma l'esempio cardine che l'essere umano capisce sempre è il rapporto uomo e donna ok il rapporto uomo e donna l'essere umano giustamente lo, lo, lo capisce nell'immediato vediamo un bel ragazzo vediamo una bella ragazza ok al supermercato che oggi siamo in vena di supermercati burro eccetera eccetera che okay, è supermercato solitamente faccio esempio di zara però mi hanno rimproverato, hanno detto che ce l'ho con Zara. Quindi in realtà io non ce l'ho con nessuno. Però mi viene Zara perché è iperconosciuto. Oggi parliamo di essere lunga. Siamo ad essere lunga, vediamo una bella ragazza o un bel ragazzo, indipendentemente dal sesso, o da ciò che vi piace, non, non mi interessa. E iniziamo a fantasticare. Chissà come si chiama. No, ma cioè, devo troppo conoscerla, devo troppo conoscerla. Quindi iniziamo a, a fare. Anche chi è sposato, fate finta di fare questi esempi nella vostra testa, non, non, non lo diciamo a nessuno. E quindi eh, cioè, siete lì? No? È, è un casino. E poi cosa succede? Succede che hai in mano il tuo coso con i prodotti dentro, e vai alla cassa, paghi, te ne vai, vai in macchina e continui a pensare a quella persona, e questa è la paura dell'ignoto di ciò che non, non conosci perché? perché quella persona ti, non la conosci, ti fa paura, potrebbe rifiutarti. Potrebbe mandarti via, potrebbe essere impegnata, tutte cose altamente negative. Solitamente pensa il tuo cervello quando vede del buio: cioè, quando vedi il buio, non pensi a qualcosa di bello dietro al buio, pensi so solitamente a qualcosa di molto brutto. Ok? Ma è molto meglio fare amicizia con ciò che non conosci piuttosto che con ciò che conosci, perché del primo ne esiste una scorta infinita. E del secondo, una scorta limitata. Di ciò che nel mondo non conosci, esiste una scorta infinita. Ed è dal mio punto di vista la prima paura che tu devi andare a rompere quando fai network marketing. L'ignoto, lo sconosciuto, le persone che ancora non conosci. Cosa ho detto ieri nella Zoom? Il 95% del mio team non lo conoscevo prima di fare network marketing. Quando in realtà, io ieri ho detto una cazzata. Perché non è il 95%? Perché io forse, forse conosco 15 persone. Cioè, pr prima di iniziare a fare network, market, ad oggi ho in team 15 persone che conoscevo già prima di iniziare a fare network. Forse su 2.800, 3.000 codici scritti. Capite che non è il 95%, <ride> ma è molto di più l'ignoto? Ed è una, forse è, è ancora. E la paura da abbattere ancora prima di parlare in pubblico che ho scoperto che parlare in pubblico è la paura più grande al mondo addirittura prima della morte, ok? Ma non dovete parlare in pubblico, non è importante, non dovete fare meno, non dovete fare Federica, non dovete fare Laura, non dovete fare questa cosa qua, ma dovete iscrivere, ma dovete vendere, dobbiamo iscrivere, dobbiamo vendere, e per quello bisogna buttarsi e provare a parlare con l'ignoto. Ma quando tu vai eh, anche lì, torniamo al supermercato, ok? Trovi. Posso fare l'esempio al femminile che mi viene più facile, ok? Però vedetela come volete voi. Allora trovo questa bella ragazza e magari io sono al supermercato trasandato in tuta con una, una, una sneakers, una, una Nike un po' sporca, ok? Eh, un, un giubbotto così, una felpa, un giubbotto, un po' trasandato. Capite che? Il provare ad approcciarmi con quella persona diventa ancora più difficoltoso perché non mi sento al top. Ok? E provate a essere lì a fare la vostra spesa con un bel jeans, un bel moccassino, una bella camicia su misura, un buon profumo, capello a posto, sorriso smagliante, coi denti lavati e profumati. Capite che andare ad approcciarmi con quella persona cambia tutto. Cambia tutto. Provate ad andare a fare una serata, andare al ristorante e poi andare a fare una serata e siete in abito, tutti precisi, parlo per i maschietti, le donne anche voi tutte precise, provi una persona interessante, vai lì, ti senti sicuro, vai, ci provi, ci parli, se ci sta bene, se vuole conoscere bene, se no chi se ne frega, ma hai fatto quello che devi fare, zero rimpianti. Torni a casa, vai in macchina, cioè vabbè, ci sta, mi ha detto di no. Oh, cavolo, mi hai detto sì, hai visto? Se non ci avessi, se non fosse andato là a parlare, ero una conoscenza in meno. Perché? Perché mi sentivo bene. Ma provate a essere trasandati, è tutto completamente diverso. Quando abbiamo iniziato a lavorare in questo settore, addirittura ci dicevano quando fai, ti ricordi, Mirko, quando fai le chiamate, cioè quando chiami i contatti? Perché prima non è che c'era tutto questo Whatsapp, sì, audio. Cioè, prima era devi chiamare e non rompere, ok? quando fai le chiamate vestiti bene cioè ti devi sentire al top e io vi dico che cioè, non c'avevamo questi signor abiti per amor di Dio perché girava veramente poca economia ai tempi però ci mettevamo la nostra camicetta di Zara se c'era la giacchetta il pantalone giusto e facevamo le chiamate che vi lo giuro mi viene da ridere perché non mi ero appuntato di raccontare questo aneddoto però era proprio così e facevi le chiamate talmente sicuro di sé che chi è che lo dice lo, lo insegnava Brian Tracy no? Anche lui mi pare. Ok, cercate chi è Brian Tracy, il mago della vendita fortissimo. E quindi è questo, cioè provate a iniziare a veramente a sentirvi bene ogni volta che uscite dalla porta di casa perché sarà tutto più facile quando andrete ad affrontare l'ignoto e l'ignoto è quello che in questo settore vi porterà avanti, vi porterà lontanissimo. Ok, Brian Tracy, eh, tra l'altro. Segnatevelo, ha fatto dei libricini molto interessanti, proprio piccolini, ok? E che, che ve li potete prendere su Amazon, credo ci siano ancora. Sono molto interessanti che raccontano un sacco di chicche che sicuramente potete portarvi avanti. Ok? Altra cosa, tutto quello che c'è durante la settimana e quindi la settimana, le settimane totalizzano il mese. Tutti quelli che sono gli eventi, quindi le Zoom, eh, gli eventi dal vivo, eh, tutto quello che è l'opportunity, quindi eventi che magari io già conosco, ma fondamentalmente non ho... Cioè, chi di voi ha mai parlato di un'opportunity? Pochissimi. Perché devi ascoltare un'opportunity? Non tanto per quello che stanno raccontando, che già conosco, ma per come lo stanno facendo. Quando io ho iniziato in questo settore, quando andavo ad ascoltare i training ABC, che vuol dire che ogni volta era ABC, cioè tutto uguale. Quello che io andavo ad ascoltare non era il concetto che già mi era chiaro perché lo seguivo da 7-8 mesi, sempre, ogni sabato pomeriggio, dalle 3 alle 19, sempre le stesse cose. Ma erano i relatori, come lo comunicavano i relatori, come lo raccontavano i relatori. È quello che fa la differenza, perché essere nelle Zoom per ascoltare come comunicano i relatori, perché prima o poi toccherà a me, non so quando, ma prima o poi toccherà a me le comunicazioni che ci sono nel gruppo. Io sono certo, o che vi mettono nel gruppo le vostre appline, i vostri sponsor, io sono certo che se inizio a fare domande su cose che si ripetono da un anno, ci sono persone che ad oggi ancora non sanno certe cose. Ma questo non è colpa. Del, del mare di, di cose che ci sono da sapere, questa è colpa della tua poca professionalità. Punto. Perché ancora, se non sai delle cose del tuo business, a meno che sei iscritto da sei mesi e ci sta, ma se hai superato l'annetto, certe cose devono essere automatiche. E come fanno a diventare automatiche certe cose? Vi do un trucco banale: la penna. Dovete scrivervi tutto ciò che fa parte del vostro business. Dovete avere un quaderno con tutte le regole del gioco, perché quando tu scrivi ti rimane nella testa. Punto. Non puoi pretendere ogni volta che ti dimentichi qualcosa di chiedere di andare a vedere di qua e di là, perché arriverà il giorno che una vostra downline vi farà una domanda, la vostra unica persona che avete in team, una ne avete. Avete iscritta, siete felicissimi, il team pian piano prende forma, vi fa una cazzo di domanda e voi non sapete rispondere. E dite a questa persona, guarda Valentina, chiedo al mio sponsor e ti faccio sapere. Sapete la vostra leadership nei confronti della vostra prima, prima linea dove va? Immaginate, sparisce. Quando non sai di fronte a una prima linea, perdi leadership. Punto. E questa è una crudele verità. Per quello bisogna leggere le comunicazioni, ascoltare le Zoom, scriversi tutto. E questo è l'atteggiamento che io ho usato dal giorno 1. E prova ad imparare, perché molte volte pensiamo che solo essendoci nella Zoom stiamo imparando qualcosa. In realtà non è proprio così. Quante volte hai avuto delle discussioni, nel senso delle chiacchierate con delle tematiche di network o con qualche tuo collega? Quante volte? Per capire a che livello siete, cosa pensa lui, cosa pensa lei, perché, per come. Prova, devi testarti, prova a vedere se stai imparando. I soldi non arrivano a caso, ve lo garantisco, in ogni settore della vita. Ok, la media, quindi la media guadagnerà sempre poco, ma guadagnerà sempre. I soldi veri li fanno chi vuole fare la differenza, perché non esiste fortuna non esiste eh domani esci di casa in il supermercato Federica Giardini lei scrivi e ti fa Silvere tu sei sereno in rendita la vita non funziona così non funziona così perché Federica dovrebbe iscriversi con me fatti questa domanda ma io mi iscriverei con me stesso sì no perché queste sono le domande che bisogna farsi per migliorare perché questo business è crudele, ti mette continuamente alla prova. Ma è una fottuta maratona. Una fottuta maratona e ci vogliono anni per avere successo in questo business. E il problema delle persone, sapete qual è? Che non si danno il tempo di imparare, non si danno il tempo di avere successo. Pensano ancora alla fortuna e alla sfiga, che sfiga non sei scritto. Ah, che fortuna sei scritto. Adesso mi cambia la vita. Non esiste la sfiga e la fortuna, ma è la tua preparazione che incontra l'opportunità. Quanto ti stai preparando per incontrare la tua opportunità? E come opportunità non parlo di PM, perché bastasse solo scriversi in PM, saremmo tutti miliardari, neanche milionari, miliardari. Basta quello, mi iscrivo, 141 euro. Quanti ne avete visti che si sono iscritti e sono spariti? E, e, infiniti, tantissimi. Ma la preparazione è fondamentale per incontrare persone che insieme a te possono cambiare quello che è il tuo futuro. Ma se non sei preparato non incontrerai mai persone. Se non sei preparato, resterai sempre nel tuo limbo, nella tua ignoranza, nel tuo ignoto, con le tue centomila paure. Abbiamo tanti strumenti a disposizione e abbiamo tantissima ignoranza che ogni giorno mettiamo sul campo. Okay? Io quello che vi invito a fare è di cercare di eh, alleggerire questo, questa ignoranza. Ignoranza è la, ignorare, quindi la non conoscere, non, non vedo, non sento non ascolto, non seguo, ok? Di assottigliare sempre più questa ignoranza e rispettare quello che è il nostro futuro, rispettare quello che è il nostro impegno che abbiamo preso con noi stessi, perché non, non è, la soluzione non è quella di cercare oltre, guardare altrove, eh, perché non esiste il business della vita, non esiste il videocorso della vita, non esiste il formatore che, che cambia quello che è il tuo destino. Io nel, nella mia breve vita di, di networker, non ho mai fatto un corso a pagamento che mi ha svoltato il business, ok? Ve lo dico in maniera molto onesta, ho fatto tanta pratica, ho provato a conoscere tantissime persone, ho provato a iniziare a comunicare sempre meglio, ho provato ad imparare sempre meglio le regole del gioco, ho chiesto quando non sapevo, ho fatto tutte queste cose qua, quindi azioni costanti ogni giorno che mi hanno portato a un buon risultato, non un grande risultato, ma un buon risultato. Noi purtroppo, questo periodo storico ovviamente non ci aiuta, cerchiamo sempre una cavolo di scorciatoia. Ci vuole tempo e non ci vogliono cinque anni e non ci vogliono neanche dieci anni e magari neanche quindici e magari neanche venti. Ma quando io iniziai nel 2017, mi sono detto, ma anche se ci volessero quindici anni. Per arrivare a guadagnare 100.000 euro all'anno, io farei tutto ciò che sto facendo oggi. La mia risposta è stata sì e oggi sono qua. Magari ce ne mettete di meno, magari volete fare più soldi, non lo so, magari ce ne mettete di più, ma io vi garantisco che ad oggi, e ne parlavo l'altro giorno con un amico imprenditore, che parlavamo in maniera molto diretta. Anche lui è uno che fa tanti soldi e lavora sempre, e mi diceva. Quello che fate voi nel, nel vostro settore di network e i soldi che arrivate a guadagnare sono indecenti rispetto a quello che è l'economia mondiale e quello che un imprenditore fa, perché non perché siano facili o meno facili o difficili, non per quello, non stava valutando quello, ma perché voi non vi rendete conto. Nell'arco di 10, 15 anni, 20 anni potete arrivare a guadagnare cifre che dei professionisti forse arrivano a guadagnare alla fine della loro carriera. Forse dei manager di aziende come Ferrari, come Lamborghini, come Barilla arrivano a guadagnare dopo 30, 35 anni di lavoro e 10 anni magari di studi, di lauree, master, eccetera, eccetera. E voi, veramente una decina, quindicina d'anni, potete arrivare a guadagnare cifre completamente folli con un lavoro che vi rende liberi e non schiavi di andare tutto il giorno in ufficio. Ora, questo discorso è, per me è molto impattante, perché molte volte capita che si creano dei, dei dubbi, no? Ma sarebbe bello magari aprire un, un negozio, un ristorante? vi arriverà questo dubbio, ma magari il network non fa per me, sarebbe meglio fare qualcos'altro. Io ne ho provate, credo, quasi tutte, sia a livello imprenditoriale che a livello da dipendente. E ad oggi vi garantisco, non esiste un business più leggero, più veloce, nel senso cioè proprio di, di, di come, di, di come lo, lo imparo, no? Cioè la velocità del... Cioè, cazzo, il network ha quattro concetti. Eh. Ora non so se vi rendete conto, ma il network rispetto a un qualsiasi tipo di business è molto semplice. Ci cioè, sono quattro cose da imparare. Eh? Quattro. Non è che c'è un libro da studiare o mille corsi da fare. Sono quattro cose da imparare. E la facilità che il network può portare nella vita di un essere umano è da un punto di vista impagabile ed è quello che farà sempre la differenza. Però, tornando a quello che ho detto all'inizio, devi renderti insegnabile, devi essere umile, devi avere voglia. E so che è faticoso di fare qualcosa anche quando non ti esce, e questa è la cosa più difficile di tutte fare continuamente una cosa anche quando sai che non ti esce bene. Questo è estremamente difficile da fare, ma è quello che ti porterà al successo in questo settore. Non ci sono segreti, non ci sono corsi, c'è tanto duro lavoro, c'è tanta voglia di imparare e ricordati. Non mollare a tre passi dall'oro. E c'è un libro molto, molto famoso che si chiama Proprio, proprio a tre passi dall'oro: qui racconta storie di persone che erano lì lì per avere successo, lì lì per sbloccare quella che era la loro carriera e si sono tirati indietro. E ogni anno continuavano con nuovi progetti. e Ogni anno era un progetto nuovo, progetto nuovo, progetto nuovo. Alla fine arrivi ad avere 60, 70, 80 anni e non è concluso niente. Continua a perseverare in quello che stai facendo, perché questa azienda, come ha creato centinaia di milionari, possiamo tranquillamente diventarlo anche noi. Perché? Perché qualcuno l'ha già fatto. Vi ringrazio per l'attenzione. Io corro a letto che domani <ride> devo andare a Berlino questo, questo weekend, ci sarà questo mega congresso leadership che è aperto a tutte le persone del mondo che hanno almeno qualificato vice president a ottobre-novembre quindi saremo anche un bel gruppetto di italiani, Seguiteci sui social perché ci diranno la nuova data, la nuova location del, del World Tour, ci daranno un sacco di novità, e l'evento si chiama Gran Finale, ok, proprio in italiano, Gran Finale, quindi sarà sicuramente qualcosa di stupendo, avremo anche una riunione privata con, con Rolf, quindi non vediamo l'ora sicuramente io e Federica di, di aggiornarvi, per qualsiasi cosa eh, siamo sempre a disposizione, eh, ci sono un sacco di zoom formative, c'è il canale YouTube che sta andando alla grande. Sta solo a te e alla voglia di, di voler imparare. Buonanotte a tutti.